Posso disturbarvi? Cosa state facendo? Stiamo facendo una ciotola di argilla semirefrattaria, seguendo le indicazioni del maestro Bievati. Ma siete seduti a questo tavolo per curiosità, per passione? Per passione, sì. Posso fare la stessa domanda a lei? Sì, una passione. Vorrei imparare nuove tecniche espressive, quindi la ceramica è una di queste. Qui ci sono dei gatti? Sì, sono appassionata di gatti, quindi riempirò di gatti la mia ciotola. Cosa state preparando? Un'opera d'arte, chiaramente. Sì, un'opera d'arte, un piccolo vasetto. Una piccola ciotolina, però è molto divertente. È molto divertente ed è molto bello stare qua. Ma perché appunto avete deciso di sedervi a questo tavolo? Sapevate di questo appuntamento? Siamo passate ieri e abbiamo detto che bella cosa che stanno facendo, quindi ci siamo presi appuntamento ed eccoci qua stamattina. Quindi il futuro professionale è già deciso? Sì, già deciso da ora. Linda Veronese, responsabile artigianato artistico di CNA Ferrara in piazza Trento Trieste questa mattina, soprattutto un weekend, oggi è domenica, ma un weekend per dare risalto a una tecnica fondamentale per questa città, per gli estensi e ancora oggi riproposta da qualche maestro artigiano. Sì, abbiamo voluto organizzare questa iniziativa proprio perché intanto noi a Ferrara abbiamo una storia legata alla ceramica col graffito estense, però si è evoluta nel tempo, oltre ad avere un'espressione moderna, un'interpretazione moderna del graffito, però si è poi sviluppata in tutte le sue manifestazioni di come si può utilizzare l'argilla, lavorarla e tutte le varie tecniche. È un mondo molto appassionante, infatti abbiamo visto che c'è tanta gente che risponde positivamente tutti gli anni, adesso già la terza edizione, partecipano con entusiasmo attivamente. I nostri artigiani quindi sono molto soddisfatti di questo e c'è veramente un bellissimo clima di festa e di collaborazione, si fa molto comunità qui dentro e questo anche ci piace, ma soprattutto stiamo cercando di trasmettere proprio la curiosità e la voglia di appassionarsi a questo, al mondo della ceramica, dove si lavora con le mani, ma si lavora con la testa e si lavora col cuore. Riccardo Bievati, Antonella Manfredini, stiamo parlando della Bottega delle Stelle, qua sul listone con questo alle sue spalle banco, tavolo di lavoro. Che cosa state spiegando? Il laboratorio di questa mattina è la ciotola animata. Cosa significa? Stiamo insegnando ai partecipanti ferraresi come ottenere una ciotola da uno stampo e la animiamo con un elemento all'interno, quindi non è una ciotola vuota ma è una ciotola che racconta. Pesci, soli, lune, cose astratte, il racconto, abbiamo fatto vedere prima degli esempi, oggi è il secondo giorno, ieri abbiamo fatto i suoni del gufo, abbiamo insegnato a chi voleva imparare a fare l'ocarina sonora, un'ocarina, uno strumento musicale che suona e che ho scoperto trovando un manufatto dalle fine del 1800 che anche a Ferrara si facevano le ocarine. È una piccola grande cosa secondo me. Quindi sono i laboratori gratuiti, altra grande cosa molto importante per la cittadinanza e io dico che non è solo un fatto manuale artigianale ma è un fatto culturale. Abbiamo questa pretesa perché avere un atteggiamento non passivo verso le cose ma fattivo, cioè mettere le mani in tasca, è un fatto culturale. Tocco l'argilla, vedo quello che si può fare, insomma siamo contenti di questa cosa, credo che sia una cosa importante. In pratica nel tavolo di lavoro sono tutte persone che si sono prenotate, che passano di qui? Persone che sono prenotate, famiglie, bambini, adulti e quindi potete vedere e filmare le cose che stanno facendo finora. È iniziato un'ora fa circa, dai, ci siamo. Stiamo parlando di una tradizione significativa, Ferrara, gli estensi, e qualcuno la deve ricordare e la deve tramandare. Brava. Proprio così, abbiamo un passato prestigioso, il graffito estense del XV-XIV secolo, conosciuto in tutto il mondo. C'è un artigiano che lo sta riproponendo. Noi con l'Istituto d'Arte della Salossa abbiamo fatto l'esperienza di graffito contemporaneo. Quindi, qual è il discorso? Vogliamo che anche la città di Ferrara prima o poi rientri in questo circuito nazionale dell'AICC, cioè Associazione Italiana
città della ceramica, perché abbiamo un progetto importante, abbiamo un percorso storico importante. Ci sono 50 città in Italia, possibile che non c'è anche Ferrara? Franco Mazza, ceramica artistica, graffita, maestro ceramista, lei è la parte storica, ma soprattutto questa peculiarità del graffito estense. Certo, certamente, cioè noi ci siamo ammalati, appassionati in questa tecnica e difatti riproduciamo pezzi originali presi assolutamente da vari libri che so io, e poi dopo, siccome abbiamo voluto andare avanti, cioè ci rifacciamo gli affreschi di Schifanoia, a tutti i floreali presi dai codici miniati della Bibbia di Borso, quindi abbiamo dovuto aggiungere la tonalità del rosso e dell'azzurro che in origine non esisteva, però questo ci permette di andare avanti con una tecnica, chiamiamola così, più commerciale, eccoci. Però questi rimarranno sempre il nostro cuore, cioè la riproduzione di pezzi che facevano in quel periodo. Usiamo le stesse tonalità, gli stessi ossidi, e poi più che una passione questa diventa una malattia. Perché, dice? Ma perché ci si appassiona in una maniera esagerata, cioè si inizia un pezzo e non vedi mai l'ora di finirlo per vederlo. È lunghissima la lavorazione, perché per esempio questo piatto è già un buon punto, lo vedrò terminato tra un mese, ma non perché ci lavoro un mese, tutte le varie fasi di lavorazione richiedono questo tempo, eccoci. Forse è anche questo, che vai dietro un pezzo, ne fai un altro, ed è un approccio continuo. Adesso lei ha praticamente in mano che cosa? Questo è un ago, cioè una volta a incidere usavano uno stilo di ferro, adesso grazie al cielo abbiamo i portamine, mettiamo degli aghi da cucire normalissimi e poi andiamo a fare l'incisione, cioè andiamo a portare via la parte di terra bianca, detto ingobbio, e andiamo a scoprire l'argilla, cioè questo sarebbe l'effetto, questo è già stato cotto. Quindi vediamo la tonalità dell'ingobbio, la terra bianca, e andiamo incidendo a scoprire la terra sotto l'argilla. Cioè questo scuro diventerà poi questo colore. Fatto questa operazione vanno decorati e poi dopo di nuovo rinfornati per la seconda cottura. È una tecnica stupenda questa. Lei è ferrarese? Dunque, io vengo da Bologna, però sono 40 anni che siamo nei ferraresi, ho i figli nati a Ferrara e mi ritengo ferrarese. Anche perché ci tengo un pochino, eccoci. Ma la passione come è nata? Io mi sono diplomato maestro d'arte a Bologna, alla scuola d'arte, a 17 anni. Poi dopo abbiamo maestro di ceramica. Poi dopo ho fatto tutt'altri lavori. Nel 95 sono ripartito. E così, per gioco, Capri, avessimo iniziato prima, abbiamo trovato una porta, un portone anzi. Poi purtroppo passano gli anni, perché insomma, però grazie al cielo c'è mio figlio, mia nuora, che anche loro lo fanno, e questo mi dà soddisfazione, perché un domani che verrà non finisce tutto qua, eccoci. È davvero molto misterioso, perché uno si innamora della ceramica. Posso anche dirle che, essendo stato studente dell'Istituto d'Arte prima di diventare insegnante, nei vari laboratori c'era la possibilità di fare ceramica. Anche questo è stato un imprinting particolare, ma è misterioso davvero, perché uno si innamora della ceramica piuttosto che della fotografia o della pittura. Monica Grandi, maestra ceramista storica, lo possiamo dire? Storica, sì, sì, sì. Ho fatto l'Istituto d'Arte a Faenza e poi l'Accademia delle Arti a Bologna, e poi mi sono abilitata all'insegnamento, però ho sempre continuato a fare la ceramista. Con il negozio subito degli estensi dall'80 al 2000 e poi ho aperto la mia bottega qua a Ferrara. Io vengo da Berra quasi tutti i giorni e adesso da 25 anni ho la bottega qua in città. Io faccio della maiolica, quindi un prodotto tipicamente italiano, cioè nell'argilla raccolta nelle cave italiane con uno smalto bianco e decorata a pennello, ogni pezzo uno per uno con i pennelli, ogni pezzo è unico, lavorata al tornio a mano, per cui lavoriamo proprio, siamo in due perché c'è un'altra ragazza che lavora con me da 26 anni, anche se io ho 40, 44 esattamente, che lavora, quindi ecco perché è storica. E, quindi a pennello, e facciamo soprattutto delle immagini su Ferrara, per cui anche il castello, il Duomo, diamanti, però sviluppato in un modo molto particolare, e anche graffito con la punta del lago, oltre all'astrazione, perché nasco come situazione astratta io nella maiolica, quindi i miei colori rossi, blu, gialli si distinguono con reti, triangoli, cose un po' particolari, cioè riconosci sempre il mio modo di essere.
Ecco, la ceramica storica, millenaria e anche di più, ha dei alti e bassi, e magari adesso questo è il momento per rilanciarla, no? In questo mondo così ipertecnologizzato, mettere le mani in pasta, come stiamo vedendo dai tavoli soprattutto, ma anche per avere il pezzo, no, d'arte. Perché affezionarsi alla ceramica? Perché il colore, la materia, cioè ti entra dentro, poi quando entrano in bottega sentono che noi ci crediamo proprio in quello che facciamo, di conseguenza, cioè, chi entra si appassiona e instaura un rapporto di amore con l'oggetto che realizziamo. Simone Marzana, maestro ceramista, non proprio ferrarese, ma qua vicino, perché siamo praticamente in provincia di Padova, sì, giusto? Sono un vicino qui di Ferrara, circa un'ora, ho l'atelier Casale di Scodosia, che è Padova Sud, provincia di Padova, e nulla, collaboro qui con loro, con gli altri ceramisti, in questa carrellata, in questa avventura, così cerchiamo di riproporre un po' la ceramica in piazza Ferrara, ecco. In questo percorso cerchiamo di riproporre una tecnica antica come quella del raku, appunto, è una tecnica che nasce in Corea, secondo gli ultimi studi, e poi viene trasportata in Giappone. Da lì diviene proprio tecnica di Stato, o comunque un'arte di Stato, dove si fonda anche con la religione, col shintoismo, ed è strettamente legata alla cerimonia del tè, che è la cerimonia più caratteristica e più importante che dedicano all'ospite come benvenuto. E appunto si fa con la ciotola di raku, la ciotola da tè di raku. Quindi in pratica adesso lì dentro noi vediamo che non ci sono però solo ciotole, ci sono anche altre opere d'arte. Sì, questo è un raku, non è prettamente quello giapponese originale, però è un po' americanizzato, chiamiamolo un po' così, perché usiamo dei colori più brillanti, vengono fuori questi effetti metallici e non sono propriamente ad uso alimentare come il raku antico. Quindi è una versione più artistica di questa tecnica millenaria. E il forno è un forno particolare, appunto, per creare questa tecnica. E ha una combustione aggressiva a fiamma diretta, si chiama così, e nulla, di caratteristico c'è questo shock termico. A un certo punto, arrivati ai 1000 gradi, si apre il forno di botta e si estraggono i pezzi incandescenti. Elisabeth Occhi, maestra ceramista ferrarese, con un laboratorio a Serravalle, in provincia di Ferrara, che sono a 45 km dalla città. E appassionata alla ceramica da quanto tempo? Da una vita? Da sempre. Io ho fatto l'istituto d'arte a Ferrara, al Dosso Dossi, e subito dopo il Dosso ho avuto la fortuna di partecipare a un corso di ceramica che è durato 2 anni, e nel quale c'erano dei maestri bravissimi come Riccardo Biavati. Adesso sono 25 anni e... Da maestra della ceramica le chiediamo alcune notizie rispetto alla cottura che viene utilizzata questa mattina, questa tecnica raku che arriva dall'Oriente. E perché la scelta di questa cottura, e soprattutto abbiamo capito anche che c'è un effetto sorpresa finale anche sul prodotto, è così? Sì, la cottura raku è bellissima. Si usa il forno a gas, a differenza della ceramica che faccio io, ad esempio uso il forno elettrico in laboratorio, e con il forno elettrico per fare una cottura ti occorrono 24 ore. La cottura raku è bellissima perché tu nel giro di un'ora puoi vedere il tuo oggetto finito. Si sale a 930 gradi circa, e il materiale è semi-refrattario, e quindi un'argilla resistente, un'argilla che va cotta ad alta temperatura, e gli effetti sono, come dicevi tu, sorprendenti. Perché cosa succede? Dal forno a gas con delle pinze si estraggono gli oggetti incandescenti, si mettono nella segatura, prendono fuoco perché sono incandescenti, e con un coperchio dentro a un contenitore si chiude il fuoco, il fumo che sta facendo, e gli si toglie l'ossigeno. E cosa succede? Che nello smalto si ottiene una riduzione.
quindi il colore prende delle sfumature particolari che sono sempre imprevedibili. Federica Pavasini, maestra ceramista, in questo momento abbiamo davanti agli occhi le opere d'arte, le possiamo chiamare così, che sono state prodotte in queste ore sul listone a Ferrara. Però prima di arrivare a parlare dei colori o perlomeno di che cosa esce dal forno Racco, spieghiamo intanto l'esperienza di Federica. Faccio ceramica da più di 20 anni, ho una bottega in centro storico in via Saraceno che si chiama La Tana della Tartaruga Turchina e mi diverto, questa è un po' la mia esperienza, sono lì tutti i giorni, lavoro e diciamo che ho sempre avuto la passione per il disegno, per i colori, per lavorare con le mani e quando ho incontrato la ceramica mi sono innamorata, è stato l'insieme di tutte le cose che mi piacevano e da lì insomma, ho iniziato e ho continuato. Allora, i colori dei prodotti che escono dal forno Racco, come li possiamo così leggere? Sono tutti colori che hanno la caratteristica di fondere a basse temperature, che contengono spesso degli ossidi, prevalentemente l'ossido di rame, che dà degli effetti attraverso questo tipo di cottura, degli effetti particolari, cioè proprio gli effetti del rame, che si ottengono solo con questo metodo di cottura, che va a tirar via l'ossigeno dall'oggetto. Se questi oggetti non fossero stati fatti con quella tecnica, sarebbero tutti toni di verde, azzurro, verde turchese, invece hanno tutti questi effetti ramati proprio grazie a questo sistema. Che è un po', l'abbiamo già sottolineato, un po' l'effetto sorpresa per l'artista. Assolutamente sì, l'acqua è sorpresa, è divertimento, già la parola giapponese vuol dire gioco, divertimento, perché è una cosa frutto di tanta improvvisazione, cioè quando vuoi farla precisa non ti viene mai. Perché appunto c'è di mezzo la temperatura, c'è di mezzo il momento in cui andiamo a ridurre i pezzi nei bidoni, magari basta che un pochino cali la temperatura nel momento in cui vai a estrarre l'oggetto, per cui cambiano gli effetti, lo spessore degli smalti, insomma ci sono tantissime variabili che fanno sì che ogni volta sia una cosa diversa. Claudia Marino, maestra ceramista. Allora, io ho il laboratorio a Copparo, quindi vicinissimo a Ferrara. È un piccolo spazio, un piccolo laboratorio dove faccio ovviamente ceramica, tutte cose fatte a mano, e oggi sono insieme a degli amici, nonché colleghi ceramisti, a fare questa festa e a portare avanti questa giornata per far conoscere la ceramica, per far mettere le mani proprio in pasta e far conoscere questo mondo che è splendido e magnifico. Facciamo dei laboratori sia ieri che oggi, e io oggi pomeriggio farò un laboratorio alle 18 che si chiama Forme in Gioco, quindi con le forme geometriche, con il processo diciamo dei moduli, creiamo delle storie su formelle, su lastre e giochiamo quindi con la terra. Un laboratorio aperto a chi? Aperto a chiunque, perché dai bambini di 2 anni fino agli adulti di 80 anni, anche di più, si può venire e si può imparare a fare un'esperienza insieme. Erika Latini, docente di discipline pittoriche e grafiche al liceo Dosso Dossi di Ferrara. Voi oggi siete qua con i vostri ragazzi, i vostri studenti. Sì, noi siamo qui perché abbiamo fatto insieme al CNA, abbiamo fatto il percorso per le competenze trasversali e l'orientamento, che è il PCTO ex alternanza scuola-lavoro. Quindi, come vi dicevo, qui vedete tutti i vasi che hanno realizzato in occasione della festa della ceramica. I ragazzi sono stati molto bravi, come vedete, e le persone che si fermano ci chiedono tante informazioni, e tutto è partito da una riflessione sulla tecnica proprio della ceramica graffita ferrarese, che è una tecnica, come avete già visto, c'è il maestro Mazza, che lui è proprio un purista di questa tecnica. Noi siamo partiti con quella volontà di andare a conoscere un po' più in profondità questa tecnica, ma poi l'abbiamo diciamo rivisitata in chiave un po' più contemporanea, anche in base ovviamente al target dei ragazzi, quindi all'età. Quindi quello che vedete qua appunto è il frutto del lavoro che è stato fatto da febbraio all'altro ieri di questo percorso.
C'è anche il liceo artistico Dosso Dosso? Sì, c'è anche il liceo artistico, perché effettivamente abbiamo sviluppato questo progetto, questo PCTO, un modo per avvicinare i ragazzi a questa arte che bisogna mantenere viva, e sperando che siano anche dei futuri artigiani, perché no? Sara Mantovani, artista ceramista. Intanto vediamo che lei tra le mani ha questa pallina di? Di argilla. È un'argilla semirefrattaria bianca. È un'argilla molto forte, molto resistente agli sbalzi termici. Al suo interno della chamotte. Ed è, diciamo, l'argilla principale che uso per le mie ceramiche. Poi cosa succederà? Vediamo che c'è già una postazione pronta. Volevo fare una dimostrazione al tornio. Al tornio, quindi formare delle ciotole, dei vasetti al tornio. Ma da dove nasce questa passione? Come si diventa ceramista? Io devo dire che ho avuto sempre piuttosto le idee chiare. Penso dalle scuole medie che ho deciso di prendere questa strada, e infatti ho fatto il Dosso Dossi nella sezione di decorazione plastica e poi la scuola di ceramica di Faenza. Ho aperto la mia attività che avevo 23 anni, ero giovanissima. Sono molto itinerante negli ultimi anni, adesso sono a Tamara, quest'anno ho cominciato anche a fare i corsi di ceramica per i bambini, per gli adulti, quindi... Allora, noi adesso la vediamo al lavoro. Adesso la prima cosa da fare è centrare la pallina. La palla che io ho messo di argilla deve essere centrata nel piatto. Se non è centrata, questa si muove di continuo, perché non è centrata nel piatto del tornio. Quando è centrata, allora io posso fare il buco all'interno e poi tirarla su, tirare sulle pareti. Ho centrato la parte sopra, posso con il pollice andare a fare un buco all'interno e creare la cavità della mia forma, no? Così. Ci vuole sempre un po' d'acqua. Allargo e poi posso... alzare la mia cetolina. Così devo sentire con le dita le pareti della mia forma e poi posso alzarla e dargli la forma che voglio. La tecnica della montagna: si mette una palla di argilla e poi si lavora solo la parte sopra centrata della montagna d'argilla, e questa è la tazzina. Adesso deve asciugare, deve evaporare l'aria e l'acqua contenuta al suo interno, poi viene cotta una prima volta e si chiama biscotto, la prima cottura, e poi dopo si decora e si cuoce una seconda volta. Poi dopo è pronta. E dopo è pronta. Ricordiamo naturalmente che qua ci sono dei maestri ceramisti che hanno i loro laboratori e che quindi devono anche fare reddito, perché di questo è, ci sono dei negozi, non solo negozi in città ma anche in provincia, e quindi anche quello è un modo per promuovere un'attività che è quello del mondo dell'artigianato. Certo, è la loro vita questa. Tutti gli artigiani presenti qui oggi hanno fatto delle scelte di vita, hanno sposato la ceramica come professione, lo fanno con delle botteghe, dei laboratori, e quindi loro proprio campano di questo, ed è una cosa, vuol dire proprio una dedizione totale, perché poi sia hobby che passione.